Ancora circolazione di palla con Rigodò, palla dalla parte opposta a Griffith, giro dorsale, grande numero di Griffith e canestro. Sentite l'entusiasmo di Casalecchio, Alcaretta per un tiro libero aggiuntivo, guardate il replay, batte Alexander nel 1 contro 1, riesce a... Emozione, emozione, inesperienza di Ginobili alla sua prima finale, ecco se c'è da dire una cosa, la squadra di Vittoria pare un po'... Più minuti di gioco, la palla da Jaric che aveva le interrupti, passaggio consegnato, ancora la palla a Jaric, Frosini, Rigodò da tre, da lontano, Rigodò! Nobile che ha sbagliato una schiacciata che sarebbe venuto giù Casalecchio se fosse andato a bersaglio, Rashard Griffith va dentro, segna ancora Rashard! Jaric, Bologna conduce di 5 punti. Vediamo se cerca ancora Griffith, che è stato tremendo per Alexander, che palla di Rigodò, che palla, Alexander, poi scarica la palla per un compagno libero all'esterno o sotto, intanto Rigodò palleggia la palla per Ginobili, Gino ancora in entrata, in acrobazia, l'uomo che giocherà nell'NBA, l'acrobata del basket. In per lasciare Griffith, entra Mindaugas, Miskas ed esce il transalpino, Laurent fuori, difeso a distanza da Jaric, la Virtus è molto più trincerata e questo porta al tiro. Wistonberger al canestro, perché la Virtus aveva allentato la pressione difensiva e si allenta la pressione. Barcellona, Vittoria 1999 con la squadra in difficoltà fisica, intanto grande palla e segna Andersen e Capatene. Quarta finale consecutiva per Messina con Alexander che sbaglia il ganso, grande difesa di Frosini, 2-0-8, 15-10, Virtus al contrattacco, Ginobili, attenzione se parte, Ginobili, arresto il tiro, ancora la Virtus. Con due punti messi a bersaglio da Bennett e tre da Stombergas che aveva anche l'aggiuntivo per fare quattro punti in azione, poi ha replicato molto bene la Virtus, adesso c'è un ribalto offensivo. Prende di Fabrizio Oberto che si sta abbia la guardia di Stombergas. Ancora la palla arriva in angolo e non perdona questa volta. Con 10 secondi. Blocco, gioco lontanissimo di Bennett che andrà in soluzione individuale. No, preferisce lo scarico per Forest che tira e segna. Si riapre la partita. Perché il Tau attacca per mettere il naso avanti per la prima volta nel corso della partita. Bennett fa saltare Bonora, gli tira in faccia, sbaglia, ribalto di Rashard Griffith, toccato. Alla fine la palla è nelle mani di Andersen. Spinge Ginobili, fa il cost to cost, va dentro, segna, subisce il fallo. Emanuel, fantastica azione di Ginobili. Guardiamo le play, si fa tutto il campo, galoppa, va dentro, subisce il fallo, segna. E Ginobili conferma di essere davvero un grandissimo fuori classe. La Virtus ha perso Danilovic, ma ha trovato Gino destro, il Vittoria Taucres, ribaltamento del lato, buona azione d'attacco però rallentata dalle piccate, difesa della Kinder, molto lontano, Oberto attacca Griffith e fa un grande gioco, un'ottima partita la sua, 8-16, attacca Ginobili. Esitazione, scarico, azione da manuale. Dove vede il buco nella difesa del Taucres Vittoria e va dentro, stavolta non è andato a bersaglio ma ha dato un assist perfetto a David Andersen. Foresti negli ultimi 5 minuti di partita a cavallo dei due quarti, ancora due lunghezze sole di vantaggio per la formazione di casa. Ginobili va dentro, la palla sinerpica, alla fine va a bersaglio Emanuele Ginobili ad attaccare, a fare commettere il quarto fallo a Stombergas. Vidal adesso è da seguire, la Virtus in attacco nel corso delle ultime attacchi offensivi, più 9 resta il vantaggio della squadra di casa, 11 secondi, un buon tiro ma guardate dove è costretto ad andare a mettere in grosse difficoltà. Intanto le statistiche, 9 su 14 al tiro, la Kinder da 2, 1 su 3 da 3, 82% del libero, e questo è Jaric che abbiamo, Forest, 4 falli, Stombergas, sono 6, attacca Jaric a 2.31, batte Bennett, Marco Jaric non trova lo scarico. E questo è un grande gioco di Vittoria, sempre vecchio e penetra, e però severamente l'errore di Jaric dalla penetrazione facile a campo aperto dal canestro di Bennett, ma c'è un Ginobili da fantascienza in doppia cifra. Settimo contrattacco della Kinder, prendi lo schema voluto dalla squadra di Messina, a 10 secondi arresta il pareggio Rigodò, palla bellissima per Frosini che si coordina
e poi altro canestro, Griffith.